siamo riusciti ad entrare nel tempio di Gianfranco Civolani, quello che è il cuore della casa dove vive Gianfranco Civolani dalla mattina alla sera. Civ, che cos'è questa stanza per te? Ma sì, è come un tempio, c'è tutta la roba che mi serve, perché ci sono libri, film, almanacchi sportivi, un mucchio, c'è tutto quanto vi serve, perché poi io sono uno che mangio pochissimo, quindi al limite qui ci sono dei biscotti che per me sono già il massimo dei massimi, e quindi io quando sono qui sono, poi ho un letto per dormire, ho un bagno, in camera da letto ci vado solo esclusivamente per dormire le mie 6 ore di media. Io vado a letto a mezzanotte e mi sveglio alle 6 rigorosamente, perché alle 6:30 voglio già essere fuori, e sono sempre fuori alle 6:30, e poi basta, va benissimo qui, sto benissimo. D'estate sì, l'aria condizionata, d'inverno c'è il riscaldamento, questo è ovvio, e poi ho tanta roba ancora non letta, perché è pieno di... E poi tutti i ricordi della mia vita, quindi qui c'è la mia vita, ogni tanto guardo, siccome ho avuto una vita molto intensa, almeno a partire diciamo dai 18 anni, ecco, riguardo le cose e così, mi basta roteare la testa e via. Poi guardo molta TV perché mi interessa molto vedere lo sport in TV, ma anche altre cose, i serial. Io guardo moltissimo, io non mi annoio mai nella mia vita, devo dire, non mi sono mai annoiato un minuto. E adesso ci racconti la tua vita attraverso i cimeli. Prima però, Civ, l'ordine. È vero che tu vuoi disordine perché nel tuo disordine ti ritrovi? Sì, trovo tutto. Delle volte le donne che fanno la pulizia dicono: qui bisogna, ma questo buttiamolo via, quest'altro buttiamolo via. Non si deve toccare nulla. Quello che devo buttare via lo porto io via. Non si deve toccare nulla, perché io qui nell'enorme disordine io riesco a ritrovare tutto. Qui io adoro il disordine e detesto l'ordine. Quanti almanacchi hai, Civ? Là dietro? È dal 35. Tutti li hai? Non tutti, perché dal 35 al 45 ne ho 3 o 4, e poi mi pare dal 46-47 in poi li ho tutti quanti. Può darsi che uno sia andato perduto, non lo so, poi sono pieno zeppo di enciclopedie, eccetera. Io se ho bisogno di qualcosa non ho necessità di internet, se ho bisogno di qualcosa. Quanti libri ci saranno in questa stanza, Civ? Ho la minima idea, perché io in genere i libri li compro, poi li butto via. Adesso però ho qualcuno che mi ha pregato di non farlo, perché al limite dice: no, dammelo, che è così. E quindi adesso poi si sa già chi erediterà questa stanza. Ma non c'è problema, perché i miei vicepresidenti della squadra di basket, Valeria Vacchetti e Stefano Mangherini, sono gli unici alla mia morte autorizzati a prendere tutto quello che vogliono. Qual è la cosa più preziosa che c'è in questa stanza? Sono le foto, sono le coppe? Dovrebbero essere la come si dice, la medaglia d'oro, ma non è la medaglia d'oro e d'argento, il trofeo d'oro e d'argento, che equivale a un cavalierato e una commenda del CONI. Dovrebbero, ma in realtà non è vero niente. La cosa più preziosa potrebbero essere tutte le foto del basket, visto che il basket femminile è stata una mia creatura, e visto che sto nel basket femminile continuativamente da 55 anni, dall'autunno del 63, poi un mucchio di altre cose, ma quello che poi mi è necessario, non è che mi sia necessario tanto, ecco. Di tutte queste foto che raccontano le tue squadre, quella a cui sei stato più affezionato? No, affezionato no, però là c'è la foto della squadra migliore, arrivato terzo in A1, sfiorando lo scudetto, mi pare che sia il 73, 7-3,
sopra c'è un poster di Valeria Vacchetti che ha giocato con me 15 anni, forse anche di più. Quindi sono la foto alla quale sono affezionato. No, ma io non mi... Io ho questa grande virtù che non mi affeziona a niente, e quindi quando non ti affeziona a niente ti affezioni a tutto. Senti, ci sono anche riviste, giornali, ma tu li tieni i tuoi pezzi, tutti quelli che hai scritto? Nessuno? Non ho mai tenuto nulla, solo che ci sono circa 200 fotografie che delle volte le metto nei miei libri così, ma sono circa 200 fotografie che ho fatto, perché adesso non faccio più fotografie, meglio di no, da alcuni anni, ma per anni ho materiale fotografico che mi ha dato il celebre fotografo Paolo Ferrari, poi altri ancora. No, io qui dentro, se uno viene ed è un appassionato, prende dell'oro, ecco. Guardavo, hai anche molte caricature fatte da artisti, evidentemente, che ti ritraggono? Sì, ma io poi non è che dopo metto tutto lì, tic, toc, tac, se delle volte ho bisogno di qualcosa so dove trovare, poi guarda tutti i film che ho da vedere, eccetera. Cioè io non mi sono mai annoiato un minuto nella mia vita, sai, quei momenti, perché anche quando io, non so, mi metto su una panchina fuori, metti lì nei giardinetti qui di Piazza Zarita, mi metto a fumare, uno dice cosa fa, si annoia, no? Io penso continuamente. Io ho avuto il più grande idolo, pochi, io non ho idoli, però Fausto Coppi sì. Perché quanto avevo? Avevo 13 anni quando io ho cominciato ad amare Fausto Coppi. Di Rosso Blu. E quindi a odiare Bartoli, questo è ovvio. Ti hai rischierato. Senti, Civ, di Rosso Blu cosa c'è invece qua dentro? Il libro più prezioso che conservi sul Bologna, vedo che sì, hai ce ne la sono, tazza ce ne dove sono. Bevi il caffè. Ce ne sono, ma non qualcuno in particolare, ma ce ne sono, perché poi laggiù in fondo ho tutti i libroni, quelli che mi possono servire, che poi mi serve poco, però certo qualche riferimento delle volte. Oggi per esempio ho guardato la data di nascita di Caldara, che mi pare abbia 24 anni, perché dicevo, ma ne ha 19, e poi ho scoperto che non è più un bimbino, perché ha 24, insomma. Invece là dietro ci sono un sacco di coppe, tutte vinte col basket femminile? Allora, sì, vinte con la mia squadra, adesso da anni non ne ho più, perché le regalo alla capitana, all'allenatore, quindi io non ne voglio più, quello che me ne faccio. Qualcuna però ha vinto anche da me, ho vinto un rally della stampa, ho vinto una coppa giocando a tennis, ho vinto dei premi io, non ho mai vinto tanti premi, però sono stato qualche volta premiato, però poi io ho mischiato tutto, le coppe, tanto anche le coppe della squadra è roba mia, quindi tutta questa è roba mia, e qui dentro due persone alla mia morte verranno, poi butteranno via quasi tutto, vabbè. Io sono convinta che non butteranno via nulla. Ma intanto... c'è molto da buttare, però ci sono tantissimi libri d'arte, ma qui veramente si possono fare dei sacchi, ecco. La locandina del Commendator Paradiso, che è una tua opera. Beh, sono stato rappresentato al Duse come Pirandello e Shakespeare, uguale. Ho fatto alcune serate, lo spettacolo è andato meravigliosamente, era presente anche Dino Zoff, che è arrivato a Bologna appositamente perché è amico dell'interprete del mio testo, cioè l'ottimo collega e amico Giorgio Comaschi. Vedo anche lì delle riviste invece, cosa sono? Sport Illustrato? Cosa sono? Sì, ma ho delle robe. Ma è una collezione bellissima quella. Sì, ma tutta roba che non potrei buttare via. Sì, ma c'è della roba. Sì. Beh, sono bellissimi. Ma il Calcio Illustrato, lo Sport Illustrato, qui c'è di tutto, solo che non le guardo più, cosa vuoi. No, non. È roba che sta lì in attesa degli eredi. La tazza di Don Sa la stai usando come portacenere? La vedo lì, rosso-blu. Ah, sì. È uno dei miei portaceneri, perché io fumo molto, non aspirando.
fumo solo sigari e non aspiro. Quindi quelli che dicono chissà i suoi polmoni, ma no, i polmoni vanno bene, altre cose meno bene, però... Che cosa vorresti che venisse ricordato maggiormente di te? Gli nulla. Articoli scritti? No, nulla. Non ci sarà mai il mio funerale, non ci sarà nulla, non ci saranno le esequie, non ci devono essere tornei intitolati a me, nulla. Però, se una persona mi pensa, per evitare se mi pensa, questo sì, sarebbe una cosa che mi farebbe piacere, che qualcuno mi dedicasse un pensiero, poi uno può dire era un grandissimo stronzo, va bene, ci sta anche quello, però uno magari dice, beh però quando il civico, ecco, se uno mi dedica un pensiero, questo mi piacerebbe molto, tutto il resto non conta niente, funerale non voglio, se si potesse non vorrei mai sapere quando muoio, però attenzione. Perché se io muoio, un incidente stradale, quello lì va sul giornale, eccetera. Altrimenti, se si muore lentamente, come può accadere per una malattia, darò ordini precisi perché non venga mai comunicato che io me ne sono andato. Ma è impossibile, con un personaggio pubblico la gente non voglio nulla. Io spero che quelle poche persone che ho, quei pochi cari che ho, quasi nessuno, perché ho vissuto quasi sempre da isolato, che rispettino le mie decisioni. Tutti sanno che io voglio essere cremato e, no, dimenticato, no, è ricordato, ma ricordato non con cose pubbliche, ricordato, so, tu Sabrina dici, però quella sera ci siamo divertiti col Civ, ecco, mi basta. Civ, due tue qualità e due tuoi difetti. Ma... mi pare Sughi del Carlino scrisse spigoloso e misantropo, spigoloso sì, molto spigoloso, misantropo non poi tanto, io sono un cattivo carattere come tutte le persone credo che hanno carattere, mi sono sempre scontrato con tutti, perché io voglio sempre avere ragione e spesso non si ha ragione, oppure ti scontri con un altro, quando per esempio erano epici i miei scontri con quel grandissimo dirigente che è stato Gigi Porelli. Sì, mi ha anche querelato, poi dopo ci siamo riabbracciati, eccetera. Mie qualità, la memoria soprattutto e la tenacia. L'aver sempre voglia di lavorare, non... Sì, l'aver sempre voglia di lavorare e soprattutto direi stare sempre lontano dalle banalità. Io continuo a farmi a questa età delle domande. Perché uno mangia con la famiglia? Che senso ha? Perché uno mangia con un'altra persona? È senza senso. Perché uno... non lo so, dorme con un'altra persona, senza senso. Ci sono troppe cose senza senso che si fanno per cattive abitudini. Allora, lo so, uno dice, il sesso si può fare anche da solo, però in genere è più divertente con un'altra persona. Senti, Civ, quanti libri hai scritto? Siamo a 20. 20, compreso il primo, prossimo? Sì, il primo l'ho scritto che avevo 20 anni, su un libro di racconti che faceva veramente schifo. Già mio padre me lo disse, dice poca roba, mio padre era uno come me, insomma, caratteraccio. Sì, era veramente brutto, però insomma a 20 anni volevo cimentarmi. Poi ho scritto il primo libro vero, un libro non di sport, La provincia segreta di Bologna, scritto per l'editore Cappelli. È un libro che andò anche bene, parlando di tutti i 59 comuni, non so se sia ancora oggi così, i 59 comuni della provincia di Bologna. Poi ho cominciato con il calcio, la Virtus, eccetera, ho scritto un sacco di libri, anche perché io ho questa facilità a scrivere, cioè io se mi metto a scrivere non ho mai un secondo di pausa, no, ci sono quello che uno sta lì, poi penso no, io vado
31 minuti, finito. E dove scrivi? Sempre lì sulla poltrona? No, scrivo in un'altra stanza perché qui sarebbe scomodo. No, sarebbe comodissimo perché io nella mia vita ho quasi sempre scritto a mano, e poi si telefonava. Pronto? Ti detto, c'era dall'altra parte i cosiddetti dimafonisti, e quindi da qualche anno mi hanno detto o scrivi sul computer o non scrivi più. Allora ho imparato a scrivere sul tablet, mi pare che si chiami tablet, quindi però qui sarebbe scomodo, quindi vado in una stanza, la cosiddetta stanza da pranzo che io non frequento, però lì c'è un tavolo, mi appoggio, io a scrivere ci metto non più qualunque cosa scriva, beh, che non sia un poema, io ci metto 20-25 minuti e quindi... Quanti articoli avrai scritto in vita tua? Non ci ho mai pensato, no, veramente non ci ho mai pensato, ma sai, se tu pensi che io ho cominciato a scrivere continuativamente, no, dal 55 sì, ma non continuativamente dal 61, continuativamente, però ci avevano le prime cose che ho scritto sul Guerin Sportivo nel 55. Ho esordito nel 55 facendo le pagelle, perché oggi le pagelle le fanno tutti. Il primo a fare le pagelle è stato il Guerin Sportivo, che dava il voto da 1 a 5. I tuoi amori nello sport, Bologna, Virtus, e quali sono i grandi amori dello sport del CIV? I colori, immagino... Il Bologna ancora, la Virtus molto meno di prima. Il Bologna dal 45, la Virtus dal 49, la Fortitudo mai, però adesso ho molti rapporti e molte amicizie con quelli della Fortitudo, poi fammi pensare. No, pugilato, no, altri sport. Beh, per qualche anno il baseball, devo dire per qualche anno, poi dopo nel 63... mi scontrai con qualche persona della Fortitudo e dissi mai più vedrò una partita di baseball. Ma come mai più? Mai più, finito, dal 63. Quando io dico mai più, è mai più. Senti, Civ, questa è per tua... È questo che non dico mai più con una donna. Perché non si sa mai, hai ragione, sempre bene tenersi una porta aperta. Quante ore passi in questa stanza, quindi, nel tuo tempio, all'incirca? Quante ore ci passi qui? Ah, beh... Sicuramente 7-8 ore al giorno, poi dipende dalle giornate, però in genere se posso io voglio essere qui non più tardi delle 11 del mattino, perché essendo fuori dalle 6:30 io dalle 8 alle 10 faccio migliaia di cose, no? E pomeriggio mi è sempre piaciuto non uscire, la sera invece esco sempre. Allora prima quando ero anche più giovane stavo molto fuori, ma io non ho mai avuto amici. Ma no, amici, non ne ho mai avuto uno. Beh, vabbè, dice Odone Nordio, sì ma no, perché mai una sera io ho preso un caffè con lui, quindi io non ho mai avuto amici, tuttora non ho un amico. Il discorso delle amiche è un discorso molto diverso che non vorrei affrontare. Mi sembra giusto e saggio. Caro Civ, hai tantissimi estimatori, tifosi che ti seguono, ti leggono, ti ascoltano in TV, ti ascoltano alla radio. La tua particolarità è anche quello di essere sempre originale. Tu sei quello che dice il puntaccio, estate Benone. Il tuo linguaggio originale da dove nasce? Perché tu sei sempre stato molto moderno anche già in tempi non sospetti. Io credo che intanto si debba essere un po' anche attori, non puoi andare in TV tutto compostino così, devi un po' per... E poi io ho sempre pensato che la cosa migliore fosse parlare in pubblico, in TV naturalmente, in radio, in pubblico, esattamente come al bar. Io sono assolutamente uguale, delle volte devo temperarmi, perché ogni tanto al bar vado giù un po' pesante, e allora lì in televisione qualche volta chiedo scusa, però devo temperarmi, perché ho anche un linguaggio, come dire, era come Gigi Porelli, molto disinibito. C'è qualcuno a cui hai detto grazie perché è stato decisivo nella tua carriera o nella tua vita privata? No,
Sì, grazie al dottor Sant'Andrea, che è quello che per primo, amico di mio padre, per primo disse: io lavoro per il Guerino, lei venga qui che magari comincia a scrivere qualcosa per il Guerino. Quindi l'ho sempre doverosamente ringraziato, poi era amico del figlio. Il figlio sposò Maria Grazia Rossi, che adesso è la moglie di Nando Machiavelli, quindi sì, eravamo abbastanza legati. Poi io ero stato a scuola col figlio del dottor Sant'Andrea. Poi non ho ringraziato nessun altro, perché io non devo niente a nessuno. C'è qualcosa che rimpiangi del passato, che oggi non sì, c'è più? Sì, quasi tutto. Si sai, stava meglio prima? Normalmente domandi a uno: se tu tornassi indietro, in genere la risposta è cioè, rifarei tutto diverso. Tutto perché diverso? No, perché sono stato troppo duro, ho flemitato con tutti, ho rotto i coglioni a tutti, quindi no, dovrei essere un pochino più morbido, certamente, e poi soprattutto io sono sempre stato la negazione delle pubbliche relazioni. E invece mi sono accorto che le pubbliche relazioni sono il nocciolo dell'esistenza. E allora io mi domandavo, io ho fatto 6 campionati del mondo, non telefonando mai a un direttore, mai. E anche questa è stata una stupidaggine, perché bastava ogni tanto 2 telefonate, però allora si vede che avevo dei valori, perché mi hanno mandato di qua, di là, di su, di giù, però mi ricordo una cosa che un direttore ha detto: il CIVE non lo si può gestire, non si sa come gestirlo, quindi conviene non gestirlo. Tu sei il perfetto numero 10, genio e sregolatezza. Sì, io giocavo 11, siccome sono mancino, sono molto mancino, io giocavo 11, quindi alla sinistra, quando però i ruoli erano definiti, l'ala sinistra stava là dalla parte sinistra, no? Prendeva la palla che gli dava il 10, quindi 10 ho giocato pochissime volte, però certo, ci fu un calciatore che disse che io ero un giornalista, un grande numero 10. Sai chi è stato? Oscar Damiani. Oscar Damiani fu molto gentile, eravamo molto amici, perché la cosa strana è che io sono sempre stato ispido, sì, spigoloso, duro, però amico di tutti. Ma io avevo dei calciatori, Antonioni, Causio, Zoff, ma parlo dei più grandi, amici miei. Io ho fraternizzato con Pelé, con Di Stefano, con i più grandi. Con Maradona no, perché non l'ho voluto io. Arrigo Sacchi, che la sera del suo compleanno io ero a casa sua a fare una conferenza, è arrivato, ho detto: Arrigo, ma festeggia con la torta, già festeggiato, volevo sentire te, veramente. Allora io mi faccio delle domande: ma se io sono stato così spigoloso con tutti, come mai ho raccolto tante amicizie? O io ho dei valori, oppure riesco a essere simpatico nel mio modo di essere antipatico, chi lo sa, non lo so. È un'ottima definizione. Cive, domande secche: il giocatore a cui sei più legato in assoluto di tutti i tempi? No, legato Gino Cappello nel Bologna, era una magia, non era un giocatore, era una magia. E, sì, come simpatia, come io ho seguito Cappello quando Cappello andava, io avevo 18 anni ai campionati del mondo in Svizzera, Cappello giocò contro il Belgio a Lugano. Ero già lì. No, altri no, ma altri giocatori che ho, amato no, si amano. L'amore è tutta un'altra cosa, però ho sempre molto stimato Ezio Pascuti, perché per me, calcio e basket, no, per me nel gioco del pallone la cosa importante è fare gol. Tutto il resto non conta, soprattutto se sei un attaccante, no? Quindi, Pascuti era come Pippo Inzaghi, arrivava una palla in area e dopo un secondo il pallone non c'era più, era già dentro, perché erano arrivati Pascuti o Pippo Inzaghi, quindi Pascuti. E il basket è l'unica cosa che conta, come quella signorina che era su, Valeria Vacchetti, correva piano, insomma, però alzava la mano e la palla andava sempre dentro,
Quelle sono le cose fondamentali. Poi è come nel baseball uno batte e fa fuori campo, cioè bisogna andare. E io ero un giocatore mediocre, un calciatore mediocre, però appena avevo la palla tiravo in porta e facevo qualche volta gol. Perché se non tiri in porta, io adesso guardo delle partite dove smenano, il famoso tiki-taka, smena te, smena me. Poi ho la palla, adesso sono solo davanti al portiere. No, che non tiro, la do a un altro compagno. Va, tira, tira, qualcosa può saltare fuori. Il Bologna invece a cui sei più legato qual è? Quello dello scudetto o un altro? Beh, il Bologna migliore forse è stato quello dell'anno prima dello scudetto, quello del Paradiso, che era il Bologna dell'anno prima. Cioè era il Bologna del 62, mi pare. Poi quello dello scudetto è stato un grande Bologna vincente. Poi là davanti Perani, Bulgarelli, Nilsen, Haller, Pascutti. Adesso sono lassù, giocano sempre, fanno il torneo dei bar lassù, sì sì, e sai chi serve? È Dio che serve, perché lui è a disposizione di tutti, quindi lui dice ho sete, arrivo! Tu non sei religioso, Civ? No. Ateo da sempre? Da sempre no, diciamo da quando avevo 24-25 anni. Perché ci ho pensato e ho detto, beh, io Dio non l'ho mai visto. Poi ho una mia giocatrice che mi dice, guarda che lo vedi tutti i giorni. No, io non lo vedo. Come io lo vedo tutti i giorni, dice, lo vedi anche tu, solo che non te ne accorgi. Può darsi che abbia ragione lei, però no, sono completamente ateo e invidio molte persone che invece credono. Perché io ho visto recentemente una persona profondamente malata e mi ha detto io vado in chiesa, vado all'altare tal dei tali, non l'altare maggiore, e lì sto meglio. Io quella risorsa non ce l'ho. Civ, qual è stato l'attacco di un pezzo memorabile? Te lo ricordi il tuo attacco più bello, più efficace? No, non credo. Però ho sempre fatto degli attacchi particolari e poi io credo. E vorrei insegnarla anche ai giovani che subito devi dire nelle prime due righe tutto. Nelle prime due righe. Allora, gioca il Bologna contro la Juve e perde 3-0. Tu il pezzo devi attaccarlo così. Niente da fare. Troppa differenza. Punto. Così. Hai già detto tutto. Non c'è più bisogno di leggere altro, anche perché i lettori oggi, abituati in un certo modo, quei pochi lettori che sono rimasti per la carta stampata, leggono le prime otto righe, leggono il titolo e le prime otto righe. La nona riga, cioè le articolesse, quelle che fa Scalfari, per esempio, sull'Espresso, non le legge più nessuno. Poi magari sono delle cose dottissime. Io stesso, dopo 10 righe, non leggo più nessuno. Siamo anche abituati alla TV dove uno dice tre concetti, fine. Secondo te sei più famoso come giornalista di carta stampata, come scrittore o come personaggio televisivo? Sicuramente come personaggio televisivo. Come scrittore, sai, sì, ho chi mi apprezza, però è un pubblico poi abbastanza limitato in una città di provincia come Bologna. Come giornalista, no, come giornalista penso che tutti si siano dimenticati di quello che sono stato. Come personaggio televisivo sì, ed è una cosa incredibile come vengo fermato ovunque io sia da persone anche che mi dicono, senta, lei, questo è il telefono, che io non sapevo neanche cosa fosse un cellulare, questo è il telefono, può dire al telefono, può regalare un pensiero a mio marito, a mio figlio, io poi sono a disposizione di tutti, lo faccio ben volentieri. Proprio stamattina una ragazza mi ha detto, il mio datore di lavoro compie gli anni. Vabbè, ho detto auguri, tifoso del Bologna, gli può dire qualcosa? Allora ho detto, quanti anni ha? Dice, ma 40 anni. Allora ho detto, pronto, forza Bologna, e fai gli ultimi colpi perché fra poco si chiude.
Sempre una ventata di ottimismo. Non si chiude mai, no. Non si chiude mai. Io alle donne, quando soprattutto hanno 60 e rotti anni, dico ma scusate, se gli orgasmi sono una cosa, come diceva il grande scrittore Bataille, gli orgasmi sono orgasmanti, ma insomma dateci sotto, perché fra poco nella bara ci sono pochi orgasmi. Quindi il tuo consiglio, che cosa vuoi dire, Civai? Tu hai tanti telespettatori che ti seguono tutti i giorni, che ti vogliono bene o che ti criticano, che magari ti insultano. Di non essere banali. Purtroppo noi siamo tutti, io meno, però quasi tutti sono vittime di tradizioni, di banalità, eccetera, no? Appena uno deve discutere di una cosa importante con un altro, dice va bene, stasera dove, a che ristorante ci vai? Ma perché io devo assistere alla tua masticazione? Le donne poi quando sono al ristorante, alla terza masticato, tutto rosso, tutto orrendo, non si possono guardare. No, io credo che tutti dovrebbero vivere secondo la propria legge. E poi un'altra cosa, accontentarsi di quel poco che però ti consente di vivere, cioè voglio dire 4 case, 3 televisioni, 5 macchine, ma cosa te ne fai? Allora uno dice, fra te e De Laurentiis, no? Per prendere un grande personaggio del calcio, chi è più felice? Ma io, 300.000 volte, tutte le sere De Laurentiis sta lì angosciato da 1000 problemi, io non ho un problema, tutte le sere ho 10 euro in tasca, quindi mi avanzano dei soldi, eh. Cive, noi oggi abbiamo invaso il tuo tempio, sì. Non lo aprirai più a nessun altro o ci sarà qualcun altro? In genere non entra mai nessuno qui, entra la signora che fa le pulizie e dice Cive, cosa facciamo? Facciamo tutto, cioè nulla, fuori. Noi ormai abbiamo finito l'intervista, come ci salutiamo? Cosa vuoi dire di te che non è ancora stato detto? No, voglio tirare avanti il più possibile. Io so, allora il filosofo Umberto Eco ha detto una cosa giusta, ha detto l'uomo è l'unico animale che non ride, l'uomo è l'unico animale che ride e che sa di dover morire. Io so di dover morire, ma non sono ancora pronto. E non ridi tanto. Questo è il mio messaggio. No, non sono ancora pronto. Quindi uno dice, tu muori in letizia, incazzatissimo. Che è un po' quello che sei sempre stato nella vita. Sempre molto arrabbiato. Sì, perché io non mi sono mai amalgamato col mondo. E adesso ho maggior ragione, perché poi quando invecchi le asprezze si inaspriscono, se si può dire, sì. Però non, spero di non dar fastidio a nessuno, cerco di non dar fastidio a nessuno e so che è difficilissimo vivere con me, però io non ho mai avuto praticamente una famiglia, figli, eccetera, no, per carità, però sarei stato, credo, un grande padre, perché avrei fatto il contrario del mio. Il mio era un uomo autocratico, severissimo. Io invece avrei fatto come faccio con le mie giocatrici. Ci vorrei fare come vai dove ti pare. Guarda, c'era l'allenatore del Modena. Il Modena nel dopoguerra arrivò secondo o terzo. Un grande Modena. Si chiamava Mazzoni, modenese. Allora, passarono i giocatori, dissero, mister, potremmo andare al cinema. Lui era lì, li guardò. Ma andate lì, che è la cosa migliore. Io credo che a un figlio avrei concesso tutto. Fai quello che vuoi, rientra l'ora che vuoi. Qualcuno mi dice sarebbe stato controproducente, non si fa così. Sì, ma non, o sei severissimo, sei veramente severo, che poi ottieni l'effetto contrario. Oppure sei amico, non devi essere amico dei figli. Devi essere un padre comprensivo, sapendo che quando oggi un figlio o una figlia hanno 15 o 16 anni, una volta era 25, adesso 15 o 16, non vedono l'ora che ti levi dalle palle. Questa è la verità, ma io credo, suppongo, perché io figli non ne ho mai avuti, nessuno ne ha mai rivendicati,
Quindi, ho avuto pochissimi parenti, poi io non credo alla famiglia, non credo al padre, alla madre, ai fratelli, alle sorelle, ai nipoti, ai figli, a nessuno. Credo a me stesso e sto bene con me stesso, insomma, sto bene, mica tanto, però dialogo molto con me stesso. Spesso entro in conflitto, poi alla fine mi do sempre ragione, quindi... È uno spettacolo. Civ, noi ci siamo divertiti come sempre tantissimo ad ascoltarti. Come ci salutiamo? Con il consueto state benone e il tuo saluto inconfondibile? Beh, intanto io ringrazio, l'ho già fatto, ma essendo qui con noi un tecnico bravo come Tiziano, ringrazio tutti i tecnici che mi hanno sempre dimostrato grande amicizia, grande collaborazione e veramente, quindi io devo essere molto grata a questi ottimi tecnici, perché credo che TV, non voglio offendere gli altri, abbia sempre il meglio del meglio. E quanto a Sabrina ha una grande qualità, che quando io dico delle cazzate lei dice bel colpo, poi va via per il fascio e dirà però quanto è stronzo delle volte. Non è vero, smentisco Sabrina, assolutamente. Sabrina, noi siamo una coppia di fatto, purtroppo non è mai esistito il fatto. Quindi, ma io sono molto amico di suo marito, perché Stefano è un grande giornalista, Stefano è una persona deliziosa e poi soprattutto Stefano è molto intelligente, perché lascia fare a Sabrina tutto quello che Sabrina vuole. Segue il tuo consiglio, gliel'hai detto tu. Sì. Civ, stai benone. Evviva! Evviva!